vivere la Santa Pasqua all'insegna della solidarietà, all'insegna di dare aiuto a chi ha bisogno in piena emergenza coronavirus. E c'è un gesto davvero significativo, di grande sensibilità, di Giuseppe Iaia, titolare della tenuta Cantagallo, che ha voluto donare alla parrocchia di San Cataldo 50 pacchi con generi alimentari. Allora sentiamo Giuseppe Iaia. Già ieri la distribuzione di questi pacchi per la Croce Rossa di Francavilla Fontana, oggi siamo a Taranto. Sì, siamo qui a Taranto, abbiamo appena consegnato a Don Manuele e a Taranto presso al Duomo di Taranto, Città Vecchia, 50 confezioni come ieri di genere alimentare, dove anche dentro ci sono delle mascherine per il viso, tutto quanto con dell'igienizzante per le mani. E niente, è stato solo un piacere, un onore servire questa gente, questa città, dove noi riconosciamo tanto come tenuta Cantagallo, in quanto quando abbiamo aperto sono stati i nostri primi clienti, a dire la verità, proprio Città Vecchia di Taranto, e ancora abbracciamo questa gente, li vogliamo bene e continueremo a fare sempre solidarietà. Grazie, e ringraziamo anche Don Manuele di averci ricevuto. Don Emanuele Ferro, parroco di San Cataldo, un momento, dicevo, difficile, la sofferenza anche della città di non poter celebrare i riti cui siamo tanto affezionati, però ci sono questi gesti che davvero sono uno spiraglio di luce, di speranza. Sono grato al signor Iaia e alla tenuta Cantagallo per questa donazione di questa mattina, che si aggiunge alla tanta generosità di questi giorni che stiamo vivendo. È un gesto particolarmente apprezzato anche perché ci sono in dotazione degli ausili importanti anche per proteggersi, per difendersi e per prevenire il contagio, come gli igienizzanti, come le mascherine e come i generi alimentari, perché la Città Vecchia vive, come in tante altre parti della città, ma sicuramente qui, dove tantissima parte della popolazione è contraddistinta dall'assenza del lavoro e da tanti altri problemi che tutti quanti noi conosciamo, una vera e propria emergenza alimentare. La parrocchia sta cercando di far fronte a tutti coloro che lo richiedono, pur con tante difficoltà, con tanti limiti. In questi giorni abbiamo distribuito tanti pacchi viveri ed è un respiro importante, perché siamo purtroppo convinti che siamo solo all'inizio di questa emergenza. Anche se l'emergenza sanitaria, ci auguriamo, finirà presto, ho timore che l'emergenza invece economica possa perpetrarsi a lungo, e quindi io ringrazio il signor Iaia e tutti coloro che vorranno rendersi presenti in Città Vecchia con questo contributo. Siamo anche oggetto noi del bene di altre parrocchie in questo periodo, e qualora anche arrivasse qualcosina in più, noi saremo pronti anche a distribuirlo ad altre parrocchie sorelle vicino che sono nella difficoltà. Quindi grazie ancora e approfitto per augurarvi una buona Pasqua del Signore, una settimana santa non vissuta per le strade, ma sicuramente vissuta interiormente, soprattutto in questo momento di grande sofferenza, non solo per Taranto, ma per il mondo intero. Grazie a voi e buona Pasqua.